come scientificamente avere più energie e perché ci sono alcune persone che hanno più energie di altre, mentre alcune persone che hanno di base meno energie di altre. Ciao, sono il dottor Luca Leoni, sono medico chirurgo con master in psiconeuroendocrino immunologia, che è una branca che si occupa della connessione tra mente e corpo e di come ottimizzare il benessere mentale e del corpo. Continuiamo con il video. Il concetto è questo. Purtroppo c'è un set point energetico individuale che varia per ognuno di noi, nel senso che ci sono alcune persone che hanno livelli di dopamina fisiologicamente e geneticamente dalla nascita più elevate e sono quelle persone che spesso vedi molto energiche, con tanta voglia di fare, che non sono mai stanche, che fanno 8 ore di lavoro e poi la sera riescono a stare 2 ore in palestra. Mamma mia, quanto le invidio. Non faccio parte di quelle, io utilizzo più che altro strategie per riuscire ad avere le energie più alte possibili per fare ciò che devo fare. È chiaro quindi che molte persone si vede che lavorano 8 ore al giorno, appunto, come dico sempre, arrivano la sera che non hanno voglia, non hanno le energie. Purtroppo non è facile poi darsi l'impulso motivazionale per andare comunque, per esempio, ad occuparsi del nostro fisico, per esempio in palestra. Non è facile poi rimanere con delle abitudini funzionali, salutari per noi. Cosa possiamo fare per avere più energia? Non lavorare 8 ore. No, sto scherzando. Chiaramente tutti noi dobbiamo lavorare per poter vivere. Ma il problema è che oggettivamente, se tu hai un amico o un'amica che non lavora 8 ore e magari lavora solo la mattina, lavora comunque meno, la vedrai che avrà più energia. È così, non è che ha un segreto quella persona, è che oggettivamente sta spendendo meno energia. Quindi se fai parte di quelle persone che purtroppo deve stare dalle 8 alle 12, dalle 14 alle 18 a lavorare, devi essere ancora più attento ad ottimizzare i tuoi livelli energetici e il tuo dispendio energetico, se vuoi per esempio avere abbastanza energia per fare delle cose comunque faticose, per esempio di andare in palestra. Quello che consiglio sempre in questi casi per le persone che hanno poco tempo, comunque hanno poca voglia, anche poche energie perché le spendono in altri necessari modi, come per esempio lavorare, è quella di avere meno attrito possibile che si frappone tra te e la cosa che devi fare per occuparti della tua salute. È chiaro che io parlo di salute più che altro, ma può valere per qualsiasi cosa. Questo significa che, come hai speso 15.000 euro per la tua automobile per andare al lavoro e quindi non spendere energie che ti fanno sudare e che ti fanno essere meno efficiente al lavoro, così devi spendere 15.000 euro per crearti una palestra in casa. Sto scherzando, non è che devi spendere 15.000 euro. Ci sono soluzioni, cito AliExpress, non so se si può, però che ti permettono di avere in casa, se hai chiaramente lo spazio, degli strumenti che ti permettono di fare esercizio fisico. Il concetto è questo, perché se tu sei stanco e non ti preoccupi della tua salute, perché magari devi lavorare, e cacchio, chi mi porta il pane a casa? È un ragionamento delinquenziale, perché in realtà tu, lavorando, stai accumulando dei soldi per spenderli quando ti ammalerai. Ok, uccidimi, lo so, però è che sto cercando di farti capire il concetto. Se tu non ti preoccupi della tua salute, arrivato sopra i 65 anni, che le statistiche dicono che poche persone vivono in salute dopo i 65 anni, cioè continuano a vivere anche fino a 90 anni, ma male, il concetto è che tu devi entrare nell'ottica che non puoi lavorare per sopperire alla malattia futura. Devi già preoccuparti oggi del tuo fisico e quindi devi riuscire a ridurre il dispendio energetico al massimo, se non fai parte della categoria di persone che hanno energie a fior di pelle come alcune persone fortunate. Una delle soluzioni è proprio riuscire ad avere in casa gli strumenti per fare esercizio fisico. Ripeto, basta anche un tappetino, perché l'HIIT, che è la tipologia di esercizio che proprio a livello scientifico ti permette anche di essere più longevo, di vivere più a lungo, di avere anche più concentrazione, sentirti meglio, dormire meglio. È un allenamento che io faccio e consiglio sempre perché è veramente una panacea di tutti i mali. L'HIIT, allenamento ad alta intensità. Ne ho uno anche nel mio canale che ho fatto di 10 minuti per darti un'idea. Ne trovi a bizzeffe. Anche sul canale rosso. Diciamo canale rosso, se no mi bannano dagli altri social dove potrei aver messo questo video. Ci sono anche altri modi per avere più livelli di dopamina e simulare una persona che ne ha fisiologicamente di più. Uno di questi è utilizzare la caffeina, ma questo lo fanno tutti. In realtà la caffeina non aumenta particolarmente i livelli di dopamina, quanto più aumenta i recettori post-sinaptici della dopamina, creandone un maggior numero, in modo tale che quando viene rilasciata dalle vescicole sinaptiche, poi si lega a più recettori e hai più motivazione, anche se un po' aumenta anche questa dopamina. L'altro modo
per aumentare l'effetto della caffeina è proprio evitare di berla tutti i giorni. Lo so, sono il primo che ne fa utilizzo, però quello che faccio io è ciclizzarla. Questo significa che 2 mesi la prendo e magari 1 mese non la prendo, e non ce la farai, lo so, perché sei un debole. No, scherzo, devi farcela. Non è difficile riuscire a rinunciare a una sostanza se interiorizzi il fatto che migliorerai di molto la tua performance fisica e mentale se la sospenderai per un breve periodo. È proprio l'hack che faccio io al mio corpo con la caffeina per riuscire a simulare nei periodi più intensi dove ho necessità di questa sostanza, mi è utile quel picco di energia e di motivazione che mi permette di fare tutto ciò che devo fare anche al di là del mio lavoro, per portare avanti tutti i miei progetti che posso avere. Così puoi fare anche tu. Farà male rinunciare alla caffeina per almeno 7 giorni dopo che ne fai un utilizzo spasmodico da mesi, e quindi è lì che sta un po' la forza di volontà, ma calo di energia, questa sorta di nebbia mentale, difficoltà di memorizzazione, questa fatica proprio nel fare le cose durerà 3-7 giorni circa, poi ritornerai a un livello stabile. Quindi ti consiglio vivamente l'arte della ciclizzazione della caffeina, perché altrimenti non ha senso, altrimenti si arriva a prendere caffeina solo per non sentire alcuni effetti collaterali, come il famoso mal di testa. Benvenuto nel mondo delle dipendenze. Ricapitolando, un modo per avere più energie è prima di tutto preservare le energie. Dal momento in cui ci svegliamo al momento in cui andiamo a dormire siamo bombardati da tanti piccoli fattori stressogeni che minano la nostra energia, e quindi dobbiamo ridurli anche il più possibile. Ovviamente parte da un cambiamento intrinseco del nostro modo di vivere, del nostro ambiente, laddove è possibile. Ad esempio, se fai un lavoro del caspio che ti fa schifo, è chiaro che ti drenerà molte più energie. Devi preoccuparti di prenderti cura della tua energia, e quindi devi cambiare eventualmente un lavoro che non ti piace. È molto importante questo. Altre cose che possono inficiare i nostri livelli energetici sono le persone che abbiamo intorno, che possono essere al lavoro, ma possono essere purtroppo anche in famiglia o tra gli amici. Altri fattori stressogeni che è tuo dovere riuscire a ridurre sono le persone tossiche che possono starci intorno, perché vanno a diminuire enormemente i nostri livelli energetici, il nostro benessere psicofisico, minando nel corso della giornata e facendo scaricare la nostra batteria energetica giornaliera, che purtroppo è molto facile quando si parla di cellulare vedere la batteria che si scarica e dire ok, è ora di ricaricarla, ma non è così facile vederlo nell'essere umano, in noi stessi. Non abbiamo infinite energie, dobbiamo eliminare persone o situazioni che ci possono drenare l'energia. Un trucco per avere più energia è entrare con la mente nella cosiddetta default mode. Che cos'è? Magari già lo fai, è un buon modo per prendersi cura della nostra mente e metterla un po' in pausa. È semplicemente lasciare vagare la mente verso i pensieri che desidera, possibilmente tentando di indirizzarli lievemente verso pensieri positivi, perché sennò pensieri negativi andranno comunque a drenare un po' le tue energie. Questo favorisce una sorta di ricarica durante la giornata delle nostre energie. Oltretutto, questo è un trucchetto utile anche per gli studenti. Avete appena affrontato una lezione o una sessione di studio, o comunque volete ricordare delle cose che sono appena successe, che possono essere informazioni, eventi, nomi di persone, mettetevi in default mode, perché si è visto che è la forma mentis migliore da implementare dopo aver studiato qualcosa. Ci permette di immagazzinare molto meglio le informazioni. Chiaro che poi qualcosa che va enormemente ad impattare sui nostri livelli energetici è quello che buttiamo dentro il nostro corpo. Cioè, io come dico sempre, quello che mangiamo finisce prima nel nostro intestino, poi nel nostro sangue e infine nel nostro cervello, e vabbè, in tutto il corpo. Immaginate quindi quanto l'alimentazione possa avere un impatto importantissimo, incredibile, nel nostro benessere psicofisico e nei nostri livelli di energia. Sto per dire di limitare gli zuccheri semplici, ma non nel modo in cui ti dicono tutti. Ovvero, diciamo che puoi fare uso di zuccheri semplici, però ti consiglio di metterli la sera, o meglio di inserire questo alimento, che comunque è sempre meglio evitare. Però siamo umani, vogliamo a volte delle gratificazioni, non possiamo bendarci gli occhi e far finta che non esistano le gratificazioni alimentari. Ti consiglio, se proprio vuoi farne uso, come anche io ne faccio uso talvolta, di zuccheri semplici. Amo purtroppo i gommosetti, sto cercando di smettere, ma li metto la sera, in una situazione in cui il mio corpo entra fisiologicamente in una situazione di rest and digest. Anche se gli zuccheri semplici presi proprio vicini a quando vai a dormire non sono il massimo, perché possono tendere a peggiorare il sonno, presi comunque magari 3 ore prima possono aiutarti a entrare in una sorta di rilassamento fisiologico per andare a dormire in modo più sereno e vivere la notte un po' più tranquilla. Altra cosa che io dico sempre:
non mangiate la carne la sera, mangiate carboidrati e grassi. Non in tutte le persone è così, però consiglio di farlo in quelle persone che soffrono di insonnia e notano che di solito la sera mangiano la carne o comunque proteine, è quello il concetto essenziale, non tanto la carne quanto le proteine in generale, perché sono dei nutrienti attivanti, non ha senso mangiarli la sera, per cui mangiate carboidrati e potete unirli anche con i grassi, sempre mantenendo comunque un bilancio di macronutrienti sano e bilanciato nel corso della giornata. Non è che dovete sforare l'uno o l'altro, non sto mai dicendo questo, io sto dicendo di riposizionarvi gli alimenti. Dovete invece limitare il più possibile gli zuccheri semplici in quelle fasi della giornata dove volete essere molto attenti e produttivi, perché hanno il solito problema che creano un picco di glicemia e un picco di insulina che va a scaricare le energie cerebrali, perché improvvisamente l'insulina fa rientrare il glucosio all'interno delle cellule e rimane meno glucosio nel sangue per un breve periodo dopo, per cui il cervello non è più rifornito e sente questa sorta di effetto soporifero. Un'altra cosa che non prendono molti in considerazione è il microbiota, che è un concetto relativamente recente, molto importante per quanto riguarda l'asse intestino-cervello, il benessere cerebrale, l'efficienza cerebrale, l'efficienza fisica, mentale in generale, perché il microbiota ha questa splendida funzione di produrre gli acidi grassi a catena corta, e questi acidi grassi a catena corta hanno la funzione di andare a creare un abbassamento dello stress, un abbassamento dell'agitazione, un miglioramento delle funzioni cognitive, quindi ha un effetto che è madornale nel nostro benessere psicofisico generale, intestinale e mentale. Per prendersene cura c'è un protocollo che io faccio in nutrizione cognitiva, che è un programma di 6 settimane, si chiama proprio nutrizione cognitiva perché andiamo a implementare in sole 6 settimane, in modo pratico, rapido, con dei concetti molto concreti, una vera e propria trasformazione della tua alimentazione per farti avere energia, ridurre la nebbia mentale, ridurre la stanchezza cronica, migliorare il sonno. Te lo lascio nel link in descrizione. In linea di massima, comunque, il microbiota è la grande massa di batteri che popola il nostro intestino e si nutre di fibre tendenzialmente. Devi cercare di introdurre gradualmente, mi raccomando, sempre gradualmente nella tua alimentazione, frutta e verdura il più possibile, per riuscire comunque a dare nutrimento a questo microbiota e far sì che ti faccia il favore di produrre questi SCFA. Acidi grassi a catena corta. Bene, per oggi è tutto. Se ti è piaciuto questo video, per favore metti un mi piace e iscriviti, perché aiuta tantissimo il mio canale. Fammi sapere anche con un commento se ti piacciono video di questo tipo, e se così posso continuare a farli su vari temi per cercare di dare informazioni, per farti stare sempre meglio ed essere soprattutto efficiente a livello mentale e fisico, perché uno dei cardini di questo canale è proprio riuscire a tenerti alla tua massima potenza quando lo desideri. Un saluto dal dottor Luca.